Partite e Giorgio Morbida con il numero 21 che va a prendere la posizione. Naturalmente gara tattica in questa prima fase, soprattutto per le migliori atlete che andranno a cercare le prime posizioni, rimanere coperte. Questa è una gara dove bisogna poi avere la gamba buona per sprintare negli ultimi giri, quando le atlete rimarranno nella finale, rimarranno in 5 atlete, mentre qui 12 atlete resteranno in gara, perché 10 atlete poi passeranno al turno successivo. È caduta in curva, è Luisa Volovai con il numero 289 in prima posizione, un atleta di Siena e l'altro atleta, attenzione, gara sospesa, il contagiri non si muove, vediamo, soccorso, completamente mantenere le posizioni, siamo ai meno 13, come vedete il contagiri viene cristallizzato ai meno 13 fino a quando la pista non sarà sgombrata. Intanto l'atleta di Siena si alza, anche l'altro atleta, un applauso a questi atleti purtroppo che hanno dovuto abbandonare per caduta la prova, vediamo quando ci sarà il via per la ripartenza della gara. Siamo ancora a meno 13, salteranno quindi due eliminazioni, perché la campana doveva esserci l'eliminazione di meno 13, sono due atlete che abbandonano, hanno già abbandonato la pista. Ciao, ba. Dietro, devi stare! Salta solo uno, l'atleta è stato ridato. Non è stato dato il via di nuovo, ancora il numero 824, l'atleta deve abbandonare e meno 13, gara ancora. Aspetta, no, no, il prossimo giro sentirete, calma, sentirete suonare la campana, ma è soltanto il segnale che la gara potrà ripartire. I genitori l'eliminazione sarà a meno 11, la prossima eliminazione a meno 11, gara ripresa. 40% ora a meno 12, a meno 12 che suona la campana. Ora è Sofia Biagi che prende il primo posto con l'atleta di Latina numero 3, numero 32, che va a prendere Siria Amon, che vediamo che è l'ultima, eliminata la numero 16. Sì, però c'è il ritmo, il ritmo, la batteria. Ancora siamo alla sotto della campana.
241 di fila di squalifica, 241 di fila di squalifica sul rettilineo, eliminazione, eliminazione in corso. Adesso sali, adesso sali. Ali! 106 eliminati. Luisa Volu, atleta azzurra, l'atleta che ha vinto il titolo italiano a Spinea e ora l'atleta della Cassiera. La 241, l'atleta olandese che corre per i colori del Cassiera. Vediamo se abbiamo ora la coda del gruppo. È l'ultima atleta che deve lasciare la pista. Volata, volata. 251, ultima atleta a transitare sul traguardo e deve abbandonare la prova. Ancora l'atleta olandese con il numero 241, atleta della polisportiva Cassiera, seguita da Luisa Voluai e poi Giorgia Morbida in quarta posizione, l'altra fondista, sempre atleta azzurra, Francesca Di, Federica Di Natale. E poi abbiamo la Rossetto in quinta posizione, le migliori 5 sono nelle prime 5 posizioni. In agosto mai c'era un procedimento. Vediamo chi è l'ultima a tagliare. 849. Suona di nuovo la campana, al prossimo giro eliminazione, controlliamo la coda del gruppo, mentre davanti le migliori, le prime 5 sono lì coperte, le prime 5-6 senza far fatica. Vediamo che succede nell'ultimo rettilineo, a interno, esterno, vediamo che è l'ultima, è la 7-5-8 che deve abbandonare. Si tratta dell'atleta dell'Olimpiade di Siracusa. Siamo ancora alla campana di 2, si comincia a vedere, a far fatica, aumenta la volata perché siamo all'ultimo giro. Maria Federica Di Natale fuori con la Voluai, lancia la volata al numero 760, abbandona per ultima la gara, mentre sono 2, 4, 6, 8, 9, 10 tutte qualificate per la finale. Eccole all'arrivo con Di Natale, Voluai, Morbida, Rossetto. Svolgendo per questo primo ranking della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Partenza valida. E Giorgia Lanzano, ma dall'esterno, con il 181 Linda Rossi, atleta della Toroski di Pesaro, atleta marchigiana, ricordiamo che vinse il suo primo mondiale nel campionato del mondo di Ascoli Piceno e poi di nuovo in Belgio, secondo titolo, eccole qua, Lorenzato De Rio Rossi. E poi abbiamo in quarta posizione un'altra atleta della Bosica Martinsicuro con il numero 41, è l'atleta Anastasia Federici, anche lei categoria juniores. Dietro la Federici abbiamo la Ronzani, come dicevo, la Ronzani con il 140, anche lei categoria 150 eliminata, 150 eliminata. Si va ancora, si procede con Linda Rossi in prima posizione, Anastasia in seconda, Perno comincia a farsi vedere Laura Peveri,
Laura Peveri, che è stata campionessa mondiale sul ghiaccio della categoria juniores, ora va alla ricerca della quarta posizione, tiene la quarta posizione Teresa Di Riu, ma c'è eliminazione, 19 eliminata, il numero 6 ammonizione, si va alla ricerca e si sbaglia. Il numero 6 squalificato, numero 6 squalificato. E attenzione, non so se salta l'eliminazione, quindi salta l'eliminazione, siamo sempre con Linda Rossi. In prima posizione Linda Rossi, ora viene Laura Peveri, Cosmo Novale, Laura Peveri in prima posizione, Anastasia Ronzani in terza, e poi abbiamo Federici in quarta, ora si inserisce in terza posizione la 816 Giorgia Corsini, 816 ammonita Giorgia Corsini, atleta lombarda, da quest'anno con i colori del Siracusa, ecco la Ronzani che va a prendere la prima posizione, ma attenzione alla coda, il numero 17 che sta arrivando è l'ultima atleta che viene eliminata, 17 eliminata, di nuovo la campana con Ronzani al comando, Ronzani, Peveri, Rossi, Ronzani, Peveri, Rossi, sorpassi, va Linda, Linda Rossi con Lorenzato, esperienza delle atlete più grandi, Lorenzato, Rossi, Lorenzato, e poi con il 831 eliminata, 831, eccole qua belle coperte, ora si è andata ad inserire in terza posizione Melissa Gatti, ora all'esterno, vediamo se la lasciano andare, si fanno entrare la Federici in prima posizione, cerca di entrare Giorgia Formila, che ora è non Giorgia Formila ma Giorgia Balanzano, che va ora in quarta posizione, Paganelli che controlla dall'esterno, ancora Rossi, 121 eliminata, Bellusco, 2, 3, 4, 5, 6, c'è soltanto un atleta da eliminare, suona la campana di meno 2, sempre Linda Rossi a controllare, Melissa Gatti la lascia passare, Linda Rossi in seconda, Anastasia in terza, Lorenzato, Balanzano, Peveri, ultima eliminazione ai meno 1 e va via ragazzi, vediamo, 108, l'ultima atleta eliminata, va via Linda Rossi, prova ad allungare, risponde la Federici, risponde la Lorenzato, Balanzano, Peveri, eccole all'arrivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eccole tutte classificate per la finale, tocca, sono pronte? Rossi, seconda posizione per Federici, Poluai, Lorenzato, Formina, Di Natale in corsia interna, in corsia esterna ed entra con il 32 Siria Montico. e 244 ammonite in un momento veramente tranquillo di gara che onestamente non serviva proprio prendere questa ammonizione, ma
comunque anche da adesso cominciano a cercare la loro posizione, ma hanno ancora una decina di giri soft per gestire gradualmente la ricerca del posto. È la Linda Rossi e la Volvai che con lo stesso body, seppur di due società diverse, gareggiano, diciamo, con lo stesso team, quindi sarà un bel gioco di squadra di queste due forti atlete. Le vediamo adesso, vediamo chi è data la De Palma o la Bormida, no, è la Giorgia Bormida, vediamo 21 Giorgia Bormida, Linda Rossi. L'atleta Bonk all'esterno con il 7-5-1. Giulia Corsini e Giorgia Corsini, due atlete che confondo regolarmente. Giorgia e Giulia Corsini, entrambe qua in gara, una con il body rosa-nero per la Red Black e con l'816 Giorgia Corsini che tranquilla ora in ultima posizione. Eccole qua, gruppo allungato, trenino compatto, e ora la Linda Rossi che prova a sentire un pochettino la gamba, non tanto per le altre ma proprio per lei. Ora troppo lenta non le piace, e ora l'atleta olandese che va ad avvicinare la prima posizione, Linda in seconda, e ora la Peveri che rientra, corsia esterna ancora per Linda, esterna per Bormida, Rossi, Bormida, Bonk, Peveri, Volvai che va in scia della compagna di squadra Linda Rossi, Federici, Anastasia dall'esterno, categoria juniores, va in prima posizione con 247, se non sbaglio, Lorenzato Laura. Gruppo sportivo Scaltedigo Venezia. Si fa vedere la Rossetto, body giallo e celeste dell'azzurra pattinaggio di Padova che va alla ricerca della posizione, ma sono talmente serrate, si entra sulla Federici. È ora la volta di Giorgia Corsini che dall'ultima posizione di due giri fa è ora in prima posizione a fare un po' di andatura. Volvai, Bormida, Di Natale, Valanzano, Rossetto all'esterno, Brianza in line, Melissa Gatti, è un avvicendarsi ma con piccoli allunghi, ancora nulla di interessante in questa gara, dobbiamo aspettare i meno 32 per sentire la campana. Sono ancora lì di nuovo Federici, e ora in seconda posizione la Sofia Biagi, atleta che da alcuni anni si guarda fuori. Rossi Volvai entra, no, Rossi Volvai, Anastas, Federici,
all'esterno Bormida che palma e suona Ela! Ela! Che cattive quelle! 244 e 737 di fida disqualifica! Che cattive le donne! 241, l'atleta del cassiere, l'atleta olandese lascia il tracciato. E ancora un'eliminazione al prossimo passaggio. Vediamo l'arrivo, muro davanti, non c'era spazio, 140 eliminata, 140 lascia il percorso, ora Federica Di Natale a prendere la prima posizione con Rossi, Bolubai, Bormida, De Palma, Balanzano, Gatti, numero 41 e pagano le atlete più giovani, stanno pagando due ottime atlete, ma pagano l'esperienza. La tattica di gara in questo sport non è un qualcosa di opzionale, ma è fondamentale. Peccato, due ottime atlete juniores che sono state le prime a lasciare il percorso. Vediamo il passaggio di meno 25, esterno. ...816 eliminata, 816, ancora Campana, Lorenzato, Rossi, Volumai, Bormida, Di Natale, De Palma, Balzano. E sull'esterno 192 e Laura Lorenzato con Rossi, Volumai che stanno parlando tra di loro e poi la Bormida di Natale De Palma, andatura sostenuta di Laura Lorenzato con le altre atlete che la lasciano lavorare al comando di scena senza far fatica dietro. Numero 32, Siria Montico, anche lei, come dicevamo, campionessa italiana juniores, l'esperienza delle grandi si fa sentire. 410 ammonita. Ancora Laura Lorenzato che fa un'ottima andatura e naturalmente nessuno pensa di darle il cambio, la lasciano 7-5-1 eliminata. Ancora Laura Lorenzato che tiene un'alta andatura, si sfilano 18 giri al termine. Ancora Laura Lorenzato che tiene un'altura molto importante, non riescono le altre atlete ad andare avanti, vediamo chi si sta staccando, è la Biagi Sofia ci sembra, con il 737
abbiamo il passaggio 7-3-7, si tratta di Silviani Sofia. Ora in ultima posizione vediamo Laura Peveri, Paganelli, Rossetto, e davanti non si fa fatica, le migliori sono lì coperte. Grande prova e grande generosità, l'applauso a Laura Lorenzato che sta tenendo alto il ritmo. Un applauso a Lorenzato, si apre il gruppo, si apre il gruppo. 81 Paganelli e ancora Laura Lorenzato. Rientra la Rossetto, allora Lorenzato, Rossi, Volumai, Morbida, Di Natale, Valanzano, Rossetto, Peveri, si stacca De Palma. Due, sei, otto. Si stacca un'altra atleta, la 737. No, 737 già eliminata. Vediamo che è a meno 12. È la 757 che perde contatto del gruppo. Si tratta di Melissa Gatti. È Melissa Gatti a tagliare per ultimo il traguardo. 757, ora attenzione. In ultima posizione vediamo Laura Peveri, ancora Lorenzato, Rossi, Volumai, Morbida, Di Natale, Paganzano, Rossetto, l'atleta del Bellusco. Saronni, Sofia di là. 286 Laura Peveri e ancora Laura Lorenzato. Si ruota un po' in mezzo al gruppo, Lorenzato, Rossi, Volumai, Morbida, Di Natale, Saronni, Rossetto, Valanzano. Grande prova, che ritmo da Lorenzato. Si sono staccate dalle scie, Lorenzato sempre al comando, dietro non si lavora, dietro si sta belli freschi. 410 eliminato è Giorgia Valanzano che lascia il percorso della gara, siamo ai meno 6, 1200 metri e ancora a tirare in prima posizione, nessuna prova ad uscire, attenzione, il gruppo ormai è composto da solo 6 unità, ha tolto il numero, ve lo dico subito. 838, sì, ok, l'atleta di Bellusco. Finata, sì. Sono rimasti in 6, ai meno 4. Suona ancora la campana. 838 che si ferma. Sofia Saronni. E ora la ricerca, ci prova. Federica Di Natale cerca di andare avanti. Tiene ancora la Volumai, vai all'esterno, Rossi seconda, Lorenzato che riaggancia, attenzione, passaggio, eliminazione, e la numero 21 ce la fa la Rossetto che esce da fuori, altra eliminazione in corso, siamo ai meno 2, e sono ancora Rossi, Volumai! Otto, cinque, uno, eliminata, Rossetto, attenzione, passaggio, eliminazione, ultima eliminazione, brava, applauso alla 247, e vanno via, Rossi, Volumai, Di Natale, Rossi!
Corumai, Di Natale, Rossi, 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 Rossi Linda, Corumai, Rossi Linda, Corumai, Di Natale, brave ragazze, brava Laura Lorenzato.